I Longobardi dominarono una parte significativa dell'Italia per poco più di due secoli, dal 568, anno della loro discesa nella penisola, al 774, quando furono cacciati dai Franchi giunti in aiuto della Chiesa. Fino agli inizi del VII secolo, i Longobardi non diedero vita ad un regno unitario. Ciascun territorio o ducato era controllato e amministrato da un duca che non rispondeva ad un'autorità centrale. Esisteva un re che risiedeva a Pavia, ma aveva solo potere militare. Questa situazione era accompagnata da una profonda conflittualità tra i vari capi militari, che aspiravano a diventare re e a estendere la loro autorità sugli altri duchi e sui rispettivi territori. In questa prima fase del loro regno, inoltre, i Longobardi rifiutarono ogni forma di integrazione con la popolazione italica che era loro soggetta. Essi non solo impedirono all'aristocrazia locale di partecipare alla gestione politica e amministrativa dei loro ducati, ma manifestarono ostilità nei confronti della cultura e delle tradizioni dei vinti. Tale situazione cambiò tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo. I Longobardi si resero conto di essere una minoranza. A lungo andare furono perciò costretti a modificare atteggiamenti e comportamenti. That's all, folks.